aprire la serie di brevi interventi, perché ci mancherebbe, noi oggi siamo in famiglia, come vedete, abbiamo un papel, come hai detto tu, ma anche vedo Speroni, vedo il parlamentare europeo, vedo la vice sindaco Caruso, dovrei citarli tutti uno per uno, e vedo soprattutto, scusate se lo cito in particolare, una quercia della destra di Busto Arsizio e direi di tutta la provincia di Varese. Parlo di Nino, fate una parte. Quando nasce una nuova sede è come quando nasce una nuova famiglia, una nuova casa, no? Che ci si trova a festeggiare, si fa un brindisi e si pensa che in quella casa ci saranno eventi felici. Nasceranno bambini, ci saranno feste, ci saranno occasioni di incontro. Ecco, il paragone è azzeccato, perché io credo che questa sede è nata proprio nel momento giusto, nel momento in cui comincia un percorso per la riconferma di un sindaco di centrodestra. Non dico di Fratelli d'Italia, dico di centrodestra, perché è importante a partire da Busto Arsizio che si sottolinei la capacità nostra di tutti partiti di centrodestra di stare uniti e compatti. Io vorrei che da questa realtà, da quella di Varese più in generale, uscisse confermata la solidità della nostra coalizione, perché vedete, giunto un po' di gara, un po' di competizione, un po' di discussione, c'è nelle migliori famiglie, figurarsi se non c'è tra forze politiche diverse, ma alla fine o vinciamo uniti o vincono i nostri avversari. Pinuccio Tattarella diceva che l'Italia al 60% è costituita da cittadini anticomunisti o comunque di destra, dicevo di centrodestra per essere più precisi. Si perde solo quando la sinistra riesce a cogliere e a conquistare un pezzo del nostro elettorato e a spostarlo dall'altro lato. Ed è un tentativo che fanno sempre, perché lo sanno che sono minoranza nel paese. Pensate a Milano, per avere un sindaco vincente hanno preso il capo della segreteria generale del comune di Milano, governato dalla Moratti di centrodestra. E lo stesso è avvenuto in tutte le occasioni in cui la sinistra è riuscita a prevalere grazie a una frantumazione magari solo marginale della nostra coalizione. Allora, caro sindaco, siccome so che tu hai in animo e nell'animo la volontà di tenere uniti i tuoi elettori, gli elettori di centrodestra, anzi di ampliarne possibilmente la composizione, io mi affido a questa sede, a tutti voi, perché questo progetto vada avanti. Certo, io sono un uomo di destra, non si discute, e applaudo all'iniziativa, credo che avete intitolato la sede a Giorgio Almirante, lo intuisco dalla cartellina che ci avete dato. E applaudo alla scelta di intitolare la sede a chi è il padre politico, anche i Fratelli d'Italia. Perché vedete, quella fiamma nel nostro simbolo non è nostalgia di qualcosa passato, è coerenza e continuità nel nuovo, nel futuro, perché senza radici non ci può essere innovazione, non ci può essere cambiamento, non ci possono essere nuovi rami e nuove foglie. Le nostre radici sono chiare, le radici sono sottoterra ma non gelano, come abbiamo sempre ricordato.